Un governo che ha abbandonato i marittimi italiani, li ha abbandonati, i cosiddetti precariati, le persone che lavoravano in estate in chiesa, da marzo a settembre, ottobre, buttati un giorno all'altro nel senso del coloro virus, fuori, significa che non lavorano più, significa che nessuno da stagionare lavorerà queste stati ospedali e se ne parlerà a dicembre a marzo dell'anno prossimo. Noi marittimi siamo fantasmi e le società tutte comprese che vogliono prendere gli extracomunitari. Noi dopo tanti anni di lavoro veniamo cestinati. Il marittimo precariato non avrà un euro, sono abbandonati a loro stessi, a loro che il governo che ha fatto 10 emendamenti non ha parlato dei crediti, non ha parlato una sola volta dei marittimi italiani. Io dico al governo che si deve vergognare, ma anche tutti questi politici a livello grande come Salvini e Meloni, ma andate a casa che avevano falliti. Avete falliti, avete buttato 50.000 marittimi precariati in mezzo alla strada. Significa che Palermo, un saluto a tutti i ragazzi di Palermo, Pisto, Calabria, Bari, Vettorano, Toro del Greco, paesi che vivono sul mare, Sorrento, la penisola palentina, di Massa, di Piano, di Sorrento, questo Lucrezia, Sant'Agnello qua è tutto fermo, c'è portato, non esiste più niente. Va bene, la Camorra è una montagna di ferro, la Camorra, la Marca, la Tragata, va bene. Ma cazzo, se non c'è lavoro, come fate a togliere tutta questa criminalità per strada? Che qua non ci avete dato niente, solo futuro di merda, da tanti anni. Allora noi qui siamo qui per gridare e per dare voce a tutti questi lavoratori. Non ci fermeremo più. Siamo 50.000 marittimi e nessuno ci fermerà più. Ci saranno anche questi ragazzi stagionali che lavorano negli ambienti, negli stati che stanno in mezzo allo Stato. Tutti insieme. Noi sempre da presto saremo nostro fresco mess. Come speriamo dalla colonna finirà la sua rinfiata. Ognuno a 2 metri di distanza con i cartelli in mano. Dobbiamo far venire l'energia a questi signori della TV e giornalisti pagati sapendo la voce di qualcuno. Perché ancora oggi non si fa niente dei lavoratori precariati. Ora ci danno tutti questi. Ecco il posto, ragazzi. Fumando la mettere le sue nelle spalle. Così vedono tutti chi siamo noi. Da lontano.